Laurenzio Branescu, sicuramente felice per l'esordio tra i professionisti, forse però te lo aspettavi migliore dal punto di vista del risultato. Sicuramente sono felice per l'esordio perché lo aspettavo, mi sono preparato per questo, però mi aspettavo che facciamo una partita meglio, diciamo, di quello come è andato. Però andiamo avanti, prepariamo meglio la gara contro Spezia, perché sarà una gara importantissima. Cerchiamo di portare i primi punti a casa, perché questo campionato è un campionato molto difficile. Io lo vedo spezzato in due, perché sono tante squadre che lottano per andare in Serie A. Il discorso playoff è cambiato in questo momento, di quello che ho capito anch'io. Però speriamo che andrò a vincere le prossime partite, a portare i risultati a casa. Nonostante il 3-0 sei stato fra i migliori in campo, ecco, con il Pescara. Un po' come hai visto la difesa, perché parecchi stanno un po' accusando, ecco, la difesa di scarsa protezione nei tuoi confronti? Ma no, ho detto anche prima, la squadra ha persa i primi 11, la panchina, tutti abbiamo perso 3-0. Alla fine non dobbiamo dare giudizi sulla difesa, sull'attacco, sul portiere, sul centrocampo. Dobbiamo perdere, quando perdiamo dobbiamo perdere tutti, quando vinciamo dobbiamo vincere tutti. Dice Braglia, in avvio di stagione di ritiro lì in Umbria, Branescu ha un fisico possente, ha bisogno un po' di tempo per entrare in condizione. Si può dire che questa condizione l'hai già trovata? Io spero di andare ancora al meglio. Con i mister qua prepariamo sempre tutto in settimana, andiamo sempre a fare il massimo, ci alleniamo bene, cercheremo di trovare questa condizione fisica, psica, tutto per trovare le prestazioni migliori. Come stai vivendo l'alternanza con Piotti? Allora, adesso è tutto bene, perché alla fine siamo due portieri giovani, lui sicuramente è più esperto di me perché già ha fatto qualche esperienza in B e in C, io vengo da un campionato di giovanili primavera, lui è avvantaggiato su questo, io cerco di rubare anche da lui come ogni giovane portiere cerca di rubare dai più grandi. Visto anche come è maturata la sconfitta con il Pescara, che cosa c'è da aspettarsi dalla Juve Stabia nella prossima gara interna contro lo Spezia? Ah, si deve aspettare una squadra che è cambiata di atteggiamento, di tutto, una squadra che vuole portare il risultato a casa. Questo si deve dare. Contro il Varese avete fatto una bella gara, contro il Pescara così, come te lo spieghi questa involuzione? Sicuramente la differenza tra Varese e il Pescara è grande, perché il Pescara alla fine torna da un campionato di Serie A con giocatori più esperti di quelli che è il Varese. E contro il Varese siamo stati un po' sfortunati, perché alla fine abbiamo perso i rigori. Il Pescara è una squadra che punta a vincere il campionato, a ritornare in Serie A. È una gara che non si scherza più, già si gioca o 3 o 0 o 1 punti. Se non inizi subito succede quello che è successo. Una curiosità, Nocchi arrivò qui con la definizione di pupillo di Buffon perché aveva giocato nella sua Cagliarese. Tu invece con Buffon che rapporto hai? Tutti conosciamo che Buffon è il miglior portiere che c'è, e io quanto tempo sono stato lì alla Juve, mi sono andato con loro, ho cercato sempre di rubare da tutti, da Storari, da Buffon, da Maninger, da Rubinho, da tutti, perché sono portieri di tanta esperienza, che hanno fatto tanti anni di Serie A e non solo, però alla fine io sono qui alla Juve Stabia, cerco di fare esperienza, cerco di ritornare su e di fare una bella carriera. Che emozioni hai provato al tuo esordio in Serie B? Sicuramente ho trovato delle emozioni all'inizio della partita, perché mi trovavo in un nuovo ambiente con la gente in tribuna, e è stato bello come esordio, però ho detto anche prima, mi aspettavo che faremo un risultato migliore.